Buon venerdì sera ai nostri telespettatori, bentrovati al telegiornale di Radio Tele Appennino Parma. È prevista per domani pomeriggio dalle ore 15 una pubblica manifestazione a Borgo Taro per il punto nascita. L'incontro si terrà in piazzale Giovanni Paolo II, proprio sotto l'ospedale Santa Maria di Borgo Taro, alle 15:30, una serie di interventi dei manifestanti in piazza Manara dinanzi al municipio. La battaglia del Comitato Pro Ospedale, dell'Associazione Insieme per Vivere, di tutti i cittadini della Valtaro Valceno per urlare a gran voce no alla chiusura del punto nascita non si ferma. Per domani è infatti prevista una imponente manifestazione popolare che si terrà nel capoluogo valtarese a partire dalle ore 15. I governanti regionali temono la gente, i cittadini, dicono gli organizzatori, ed è quindi molto importante la presenza massiccia, compatta e unita di tutta la comunità della montagna. Il ritrovo sarà in piazza Giovanni Paolo II sotto l'ospedale. Tutti uniti, proseguono, possiamo ancora far cambiare idea alla regione dopo la grande delusione di martedì scorso a causa delle decisioni assunte da Venturi, Cardinali, Iotti, Lori e dell'intero PD. Il primo ha dimostrato che la sua volontà è sempre stata quella di chiudere il punto nascita con le mantra della sicurezza. Gli altri hanno fatto il gioco delle tre carte e hanno tradito le aspettative dei montanari votando in tutto e per tutto le direttive del partito. Ma c'è ancora chi crede che un ripensamento sia possibile, che quello che è un diritto per i cittadini della montagna resti tale e far sentire la propria voce domani potrebbe aiutare. E su questo tema interviene Elio Massimo Palmizio, presidente Coordinamento Forza Italia Emilia Romagna. Benché, scrive, la sanità sia una materia regionale, ho coinvolto il Ministero della Salute con una interrogazione parlamentare depositata questa mattina alla Camera dei Deputati. È chiaro il protocollo metodologico per la valutazione delle richieste di mantenere in attività punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti annui, ma in condizioni geografiche difficili o particolari. Particolarmente virtuosi sulla base di alcuni requisiti prestabiliti. E a mio avviso i punti nascita di Borgo Taro, Castelnuovo e Pavullo rientrano proprio in quei casi di condizioni geografiche difficili. Chiudendo i punti nascita, una qualsiasi urgenza, vista la distanza e le condizioni stradali non sempre eccellenti, che possono poi essere aggravate dagli agenti atmosferici come nebbie, neve e ghiaccio, potrebbe divenire fatale per bimbo e mamma. Anche una sola vita salvata varrebbe la pena di aver mantenuto attive tutte e tre le strutture. I risparmi vanno fatti altrove. Non vogliamo una regione virtuosa se questi virtuosismi sono fatti dai tagli alla sanità. Vogliamo una regione virtuosa che difende i presidi medici e in particolare punti nascita e pronto soccorso. Mi sorge poi una domanda: a cosa servono le nostre leggi per tutelare i piccoli comuni, le comunità montane, gli stanziamenti di fondi, le richieste di no tax area per ripopolare le zone montane, quando poi non garantiamo alle giovani coppie la sicurezza e la comodità di fare figli in queste aree? Siamo nel comune di Borgo Taro e più precisamente nel quartiere di San Rocco perché il 7 dicembre prossimo potrebbe venire a mancare, se non succede nulla di nuovo, un servizio davvero importante per tutti gli abitanti. Dal prossimo 7 dicembre nel quartiere di San Rocco a Borgo Taro verrà a mancare un servizio prezioso. Per quella data infatti è prevista la chiusura della filiale della ex Banca Popolare di Vicenza che si trova in piazzale Lauro Grossi. La notizia in questi giorni sta facendo parecchio discutere gli abitanti che così per qualsiasi operazione bancaria dovranno recarsi per forza in Borgo Taro Centro. Sul tema la minoranza consiliare Cambiamo Borgo Taro ha presentato una interrogazione al sindaco Diego Rossi nella quale chiede se intenda prendere provvedimenti in merito. Nello specifico i consiglieri Avalli, Rolandi, Furnari e Vignali chiedono se si è pensato al mantenimento di un eventuale sportello per garantire un minimo di servizio ai numerosi abitanti del quartiere, specialmente nei confronti di anziani e disabili, spesso impossibilitati a recarsi nel capoluogo e alle diverse ditte ed esercizi commerciali presenti in loco. Non vorremmo correre il rischio, termina l'interrogazione, di penalizzare ulteriormente un quartiere già da tempo poco considerato dall'amministrazione comunale.
L'amministrazione comunale di Borgotaro informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione in uso dei mini alloggi di proprietà comunale che si trovano in via Donatori di Sangue. Le domande redatte su apposito modulo dovranno essere presentate all'ufficio protocollo entro il 6 novembre prossimo. I requisiti necessari per concorrere all'assegnazione dell'alloggio alla data di scadenza per la presentazione della domanda sono: avere residenza effettiva nel comune, avere compiuto 65 anni di età, essere in condizioni tali da non richiedere istituzionalizzazione, ossia avere un grado elevato di autosufficienza, tanto da compiere con autonomia le attività di base della vita quotidiana, oppure avere una limitata autosufficienza assistibile con persona dedicata 24 ore al giorno, oppure ancora essere non autosufficienti assistibile con persona dedicata assistenza H24, non essere proprietari o usufruttuari di abitazioni o altri beni immobili. I criteri per la determinazione del punteggio da attribuire a ogni domanda presentata sono riportati. Per maggiori informazioni però gli interessati potranno ritirare il modello di domanda presso l'ufficio servizi sociali del comune ogni lunedì, mercoledì e sabato. Ed ora ci spostiamo al caseificio sociale di Borgotaro che domenica ha festeggiato un compleanno importante, i 50 anni di attività. Oggi 15 ottobre, 50 anni del caseificio Borgotaro e naturalmente l'amico Stefano ha voluto festeggiarlo alla grande. Io dico 50 anni di prodotti nostri, coltivati nei nostri terreni, di genuinità e naturalmente anche di un qualcosa che fa di Borgotaro una tappa importante anche nel parmigiano reggiano e non solo. Caseificio Borgotaro diciamo che è un po' il punto di riferimento per l'agricoltura della Vallata. Qua da noi consegnano il latte 25 aziende sparse sul comune di Borgotaro e di Albareto, quindi non è solo diciamo il lato economico della cosa, ma anche la ricaduta che c'è sul territorio. Provate ad immaginare se a Borgotaro non ci fosse il caseificio, non ci fossero 25 stalle sparse sul territorio a coltivare i campi e sfalciarli, sarebbe un degrado per l'intera vallata. Ecco, naturalmente l'idea di riunire tutti i soci e anche diciamo coloro che hanno dato la loro collaborazione è un'idea che ti è venuta mi sa qualche tempo fa, adesso che te la vedi davanti a te realizzata penso che puoi essere soddisfatto. Ma direi proprio di sì, questo secondo me era un giorno che andava festeggiato così come abbiamo pensato di fare. Abbiamo ancora tra l'altro 3 soci fondatori che hanno dato vita alla nostra cooperativa, quindi mi sembrava una cosa doverosa rendere gli omaggio anche a loro ancora, ecco. Ecco, mi dicevi lunedì quando ci siamo visti che sta andando bene anche il negozio proprio per quanto riguarda le carni, i salumi e le carni, non solo il formaggio che quello è naturale. Sì, diciamo che noi negli ultimi anni abbiamo investito molto sul nostro punto vendita, l'abbiamo ampliato, l'abbiamo potenziato e abbiamo diciamo restaurato anche la macelleria che è lì da tanti anni, da 40 anni che è lì la macelleria, però insomma abbiamo pensato di rinnovarla anche lei, insomma sta dando i suoi frutti, ecco. Ecco Stefano, che cosa vuoi dire ai tantissimi clienti locali e non che magari arrivano a Borgotaro per caso che magari io non ti ho chiesto e perciò non è uscita, che cosa vorresti dire? Ma io direi che i nostri clienti ormai hanno imparato a conoscerci ed apprezzare i nostri prodotti, per noi al di là del prodotto che vendiamo è un successo già far visitare anche la nostra azienda, far vedere come lavoriamo e quello che sta dietro diciamo alla produzione del parmigiano che sembra una cosa scontata, ma per gente che non del settore è una novità, voglio dire, ecco. Perciò diciamo di chiudere con questa intervista, fai un autospot, ecco. Fai uno spot vero, tuo, a modo tuo. Ma io direi veniteci a trovare, venite a assaggiare i nostri prodotti, non potrete più farne a meno. Oggi non c'è posto qui al banchetto, non c'è posto. No, oggi c'è posto anche oggi, dai. Ci stringeremo e riusciamo a prenderli tutti. Qualche sera fa vi abbiamo presentato e fatto conoscere Walter Busi che è un appassionato di motoseghe. Questa sera è il turno del suo papà che si chiama Giuseppe e che è da anni un collezionista di oggetti della Seconda Guerra Mondiale.
Allora, qua partiamo dalla roba, diciamo, paracadutata dagli inglesi per i partigiani, per le forze partigiane. Questa era una radio dei paracadutisti inglesi. E questa lo stesso. Questa è una radio molto rara, perché quando erano poi a terra usavano questa. Questa qua era, diciamo, per tenersi in contatto tra loro quando scendevano e per trovarsi quando erano a terra. Era attaccata qua. E molto, è rarissima, perché trovarla, io sono in contatto anche con tanti raccoglitori solo di radio militari della Seconda Guerra Mondiale, però sta qua è introvabile, non ce l'hanno. Io mi sono appassionato molto all'esercito tedesco e raccolgo molta roba tedesca, perché per me sono stati i più forti del mondo, e allora erano equipaggiati diversamente da tutti gli altri soldati, e allora ho cominciato a raccogliere questa roba tedesca in particolare, ma poi c'è un po' di tutto, insomma. Questo era un pugnale molto raro, trovarlo, è un pugnale di un ufficiale della Luftwaffe. Al passo della cappelletta era caduto un aereo. Questa è la bussola del pilota tedesco. Sì. Quella lì era, quella rotonda lì è una bomba anticarro, una mina anticarro americana. Questo è un bidone dove i tedeschi lanciavano rifornimenti ai soldati. Alla fine della guerra scarseggiava tutto per i tedeschi, non c'erano quasi più niente. Allora lanciavano su con questi bidoni senza paracadute. L'aereo faceva un volo rasente e li buttavano giù. Vedi qua che si nota ancora la botta che ha preso quando ha picchiato per terra. Questa è una bomba d'aereo americana che è stata trovata sotto al ponte della ferrovia di Borgotaro, perché è il ponte della ferrovia di Borgotaro, ci venivano gli aerei a bombardare per buttarlo giù. Questo lo sai cos'era? Era la maschera antigas per i cavalli. Il cavallo respira solo dal naso, non respira dalla bocca. Gli infilavano nelle narici questi due aggeggi qua, vedi? Lui respirava l'aria filtrata da questi filtri. Quando buttava fuori l'aria, l'aria veniva fuori di qua. Un manichino, che questo è quello dove ci tengo di più, perché questo qua sta guardando dentro un binocolo che è un 10x80 di ingrandimenti, è sempre della FLAC, della contraerea tedesca. Queste moto, come abbiamo detto prima, hanno fatto due modelli, li faceva la BMW e lo Zundapp, questa è uno Zundapp. Avevano fatto anche altri modelli, che erano questa e 750 di cilindrata. Avevano fatto dei motori, sempre motore boxer, 600 di cilindrata, che li usavano non al fronte, li usavano negli aeroporti per spostarsi, anche sulle strade asfaltate, le usavano per quel motivo lì. Questa no, questa è stata fatta proprio per mandare al fronte, per gli esploratori. Sta qua, se vuoi venire di qua lo vediamo meglio. Non c'ha solo la trazione su questa ruota, c'ha la trazione anche sul carrozzino di là. Vedi, qua c'è il differenziale, che è un differenziale normalissimo come quello di una macchina. Tu quando vai per strada, tu sterzi, non è che le ruote sono bloccate, c'è il suo differenziale, che tu lo puoi. L'amministrazione comunale di Bardi segnala agli interessati che sta organizzando alcuni corsi di informatica, inglese, sartoria, cucina e lingua italiana per stranieri. Le iscrizioni si ricevono presso l'ufficio segreteria del comune entro e non oltre il 7 novembre prossimo. Si precisa che i corsi verranno attivati solo se si raggiungerà il numero minimo necessario di partecipanti.
Ed ora siamo alla pagina dello sport, iniziamo dal basket. Dopo la bellissima doppia vittoria ottenuta dalle due formazioni seniores della Valtarese Basket, si torna in campo per un nuovo fine settimana all'insegna della pallacanestro. La maschile nel campionato di promozione, dopo la brillante vittoria esterna in quel di Salso Maggiore, osserva un turno di riposo per riprendere la preparazione già a partire da lunedì in vista dell'incontro di domenica prossima, 29 ottobre, a Parma contro la Ducale. Le ragazze scenderanno regolarmente in campo domenica alle 17:30 al Palaraschi contro la forte formazione bolognese del San Lazzaro. Le bianco-blu del coach Scanzani arrivano a questo importante appuntamento ancora a punteggio pieno, frutto delle due vittorie contro Puglianello e Calendasco, ma l'avversaria che si troveranno di fronte per questa terza giornata di campionato è di assoluto valore. Ha confermato di fatto il roster della passata stagione che vede in gorla, anno 1985, una giocatrice di categoria superiore. La squadra bolognese è completa in tutti i suoi reparti e pertanto la sfida appare davvero equilibrata. Nelle fila della Roby Profumi ancora assenti Bozzi e Triani, dovrebbero essere confermate le 10 protagoniste delle due vittorie in questo inizio di campionato. Per Marchini e compagne la partita di domenica sarà sicuramente un banco di prova importante per confermare i progressi visti in questa prima fase di gare. L'auspicio è che il Palaraschi sia pieno di tifosi della Roby Profumi per sostenere le proprie beniamine in una gara davvero difficile. Appuntamento dunque per le ore 17:30 di domenica per questa sfida davvero importantissima. Adesso parliamo dei piccoli campioni della SD Bardi, perché le squadre dei piccoli e dei piccolissimi vanno davvero molto forte e continuano a vincere. Un'altra prestazione maiuscola per i piccolissimi del Bardi nella terza giornata del campionato provinciale 2008-2009-2010. Hanno battuto infatti il San Leo per 3-0, mettendo in campo una grande prova di tutto il collettivo e vincendo contro avversari decisamente forti. Una trasferta che alla vigilia si presentava pericolosa, ma che alla fine ha messo in luce ancora una volta le potenzialità di questo gruppo. Fino alla metà del secondo quarto il risultato era in parità, anche se il Bardi aveva avuto diverse occasioni per passare in vantaggio. Poi la svolta che ha messo KO una squadra che era sempre stata la bestia nera dei valcenesi, non essendo mai riusciti a batterla prima di ora. Il mister Luigi Solari ha designato capitano Manuel e suo vice Fabio. Goleador sono stati Alessandro, autore di una doppietta, ed Enrico. A fine incontro ola dei ragazzi al pubblico bardigiano in tripudio sceso in città dalla montagna. Il prossimo incontro è previsto per domani tra le mura amiche del campo comunale di Bardi contro il Solignano alle ore 16:45. Bella prestazione anche per il Bardi 2010, che nella quarta giornata di campionato Olimpia ha battuto il Sorbolo sul suo terreno di gioco per 4-2. Marcatori sono stati Mattias C, autore di ben 3 reti, e Mattias B. Entrambe le compagini bardigiane restano al comando dei rispettivi campionati. Previsioni del tempo per domani sabato 21 di ottobre: avremo foschie e nebbia al mattino, nuvolosità irregolare al pomeriggio, in intensificazione dalla serata, foschie di nuovo nel corso della notte. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, le massime intorno ai 18 gradi, i venti saranno deboli. Subito dopo di noi alle 20 il TG Parmense, alle 20:35 il TG di RTA, alle 21:05 Salute e Società, alle 21:30 Video Station, alle 22:30 il TG di RTA e a seguire Ballo che Sballo in TV. È tutto, un grazie a voi per averci seguito, buona serata, domani.